Eivor, cosa ti porta alla mia bottega? Sinin. Arrivano dei rumori da quella chiesa.
Stai benone. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Dimmi di più su Led Chestershire. Vorrei potermi riunire con Sigurd. Si trova nella città di Repton per incontrare Ubba e Ivar Ragnarsson. A quanto ho capito, sono sul punto di spodestare l'attuale re di Mercia per incoronare un uomo a loro gradito. Un progetto ardito. Potrei raggiungerli e aiutarli come posso. Credo che dovresti. Non li farò attendere. Bene, informerò Sigurd e i Ragnarsson promettendo loro il tuo aiuto. Se fossi in te, andrei in nave. Repton si trova molto a nord, sul fiume Trent. Andiamo via da qui! Dobbiamo remare in queste acque. È ora di spiegare la vela, Eivor! Vela! Catturate il vento! Sono preti da saccheggiare là. Avanti dopo. Là, un accampamento militare. Veleggiare qui non è possibile. Albero,
può essere visto qui. Il cappuccio sarà utile. Tirate sull'albero! Passate l'albero! Possiamo usare la vela qui, Eivor. Non possiamo veleggiare qui. Questo vento è adatto alla vela. Non possiamo spiegare la vela. Impossibile usare la vela. Si può essare la vela. Sono buoni venti qui. Possiamo spiegare la vela qui. Abbassare l'albero. Thank you.
Repton, Sigurd e Ragnarsson sono qui. La corvo! Ci vediamo presto! Devo andare adesso. Ci vediamo. Dunque, alcuni di noi... La dell'armata è già a Tamworth. E ora abbiamo anche rinforzi da sud. Noi dovremmo rimanere in questo. Ascoltare grandi racconti da eroi ubriachi.
No! Ti prego! Chi si para davanti a Ivar Ragnarsson? Sei il Drengr di Sigurd? Aigor! Eivor! Se continui così, macchierai ovunque. Servirebbe del colore. Chi sono? Tutte spie. Recitavano la parte dei contadini. È finita male. Una forcata. Da questo cagnaccio rabbioso. Un tempo i nemici li uccidevamo sul campo di battaglia senza che si sognassero di mandare spie. Ora stringiamo tregue e patti. Non è da me. Lo immaginavo. Io amo le torture, le urla e l'odore di piscio. Ehi! Bravissimo. Sei libero, porcellino sassone. Potrai scorazzare per i campi di Mercia. L'avrei fatto soffrire meno. Seguimi. Facciamo un giro. Come si chiama questo posto? Io lo chiamo Merdaio. Per i merciani è Repton. I loro amati re sono sepolti sotto la chiesa. Immagina quanti capricci quando li abbiamo cacciati. Hai affondato il tuo coltello nel cuore di questo regno. È così. Abbiamo messo in riga i nobili sassoni e ora sono tutti pronti a baciarci il culo. Gli unici a non cedere sono re Burgred e il suo capoguerra, Leofrid. Ma mio fratello sta studiando un piano per sistemarli. Immagino che con lui ci sarà mio fratello. Sì, non fanno che parlare, Ubba e Sigurd. Ti dovrei togliere il cerume dalle orecchie. Non sono una stupida, Ubba. So che Burgred ti ha inviato. Io non me ne vado, idiota. Il re è con le spalle al muro grazie a me e ai miei uomini. E ti abbiamo pagata per farlo. Ma il prezzo non cambia, perché ora hai annusato un po' del nostro argento. Io sono una mercenaria. Chiedo ciò che voglio e prendo quanto pattuito. Se avessi voluto sentire dire stronzate, ti avrei preso la lingua per infilartela nel culo. Ora va a farti fottere. Mercanteggiare non si addice al figlio di Ragnar Lothbrok. Ma non temere, Ubba. Ho i guerrieri che ti servono. Se sono come lui, allora non ho nulla da temere. Eivor, morso di lupo. Giungi al momento opportuno. Ubba e Ivar sono a caccia di re. E quando l'avremo preso, ne incoroneremo un altro. Il caro Thane Ceolwulf qui. Non è un ruolo che ho chiesto, ma è ciò che in questo momento serve alla Mercia. Un re giusto che guidi sassoni e danesi. Hai ciò che serve per essere un re. Un giorno, forse. Ma per ora almeno abbiamo un accordo. Il re ha respinto le nostre proposte di pace. Con Ceolwulf sarà diverso. Un nuovo re per una nuova Inghilterra. Per ora Burgred è rintanato nella sua fortezza a Tamworth e non vuole cedere. Un altro merdaio, soltanto più a sud. Va
L'abbiamo assediata per settimane, inutilmente. Bussare non è servito. Allora entreremo con la forza. Se prendiamo Tamworth, deponiamo Burgred e incoroniamo Ceolwulf, la contea sarà nostra. E presto anche la mercia. Sì, deponiamo. Meglio che il concetto sia ben chiaro. Burgred ci serve vivo. Se voglio reclamare il trono è una condizione essenziale. Tu mi togli le gioie della guerra, Sassone. Non tutte le vittorie devono necessariamente passare per un regicidio. Ah, ma è più divertente. Una richiesta legittima. La onoreremo. È un buon piano, fratello. Sono pronto per la battaglia. Bene, ma ricorda, anche noi intendiamo guadagnarci qualcosa. Un'alleanza tra il mio clan e il regno di Mercia. Non appena vedrai quest'uomo sul trono, la avrai. Gli audaci figli di Ragnar urlano la loro brama di combattere nello scontro a venire. Che si scateni il porticare di spade. La battaglia ha inizio. Ah, non sapevamo fosse un poeta. Devo pisciare. Abbiamo un campo a nord di Tamworth. Verrete con noi? Facci strada. Puoi visitare Repton se vuoi. Ti troverai al molo quando sarai pronto a partire. Sono lieto che tu e tuo fratello siate qui, anche solo per infondere calma. Rilassati, Ceolwulf. Tutti ne avremo un beneficio. E tu verrai ricordato negli anni a venire. Ma per le ragioni sbagliate, temo. Una città viva. C'è molto da vedere. Verso sud-est! Eivor, hai affilato l'ascia? Sono pronto alla battaglia. E al vorticare di spade, sì. È bello averti con noi. Combattere al fianco di due leggende è un onore. Mi hanno narrato delle vostre conquiste e oggi ne farò parte. Fesseremo le nostre saghe insieme, filo per filo. Forza, ragazzo. Dallo smidollato che sei ti trasformerò in un vero uomo, forgiato Posso dalla guerra. Posso essere un vero uomo anche senza combattere? Muoviti, forza. Calma, Ivar. La battaglia è altrove. Sì. Di certo non c'è battaglia in questo ragazzo. Questo ragazzo è il figlio di Ceolwulf. Perché non è nei suoi alloggi? Il nostro futuro re vuole un erede forte, un guerriero. È tempo che dimostri il suo valore, non trovi? Non sarà mai erede se muore, Ivar. Sa usare la spada? Sono stato addestrato. Ma io non voglio uccidere nessuno. Quegli uomini sono amici, compatrioti. Rilassati, piccolo re. Ora non ti chiameranno più amico. Puoi ringraziare tuo padre per questo. Ivar! Verrà con noi. E se dovesse accadere qualcosa al giovane Virgulto, affronterò la punizione del nostro futuro re. Sceglierà di farti decapitare. Sentito, ragazzo? Se muori dovrò uccidere anche tuo padre. Sella, Eivor. È un lungo viaggio fino a Tamworth. Dovrai sopportare mio fratello.
Cerca sempre nuovi modi per divertirsi. Lo terrò a mente. Attaccheranno a vista qui. Guarda questi ratti pagani, bestie immonde e fameliche che insozzano la nostra terra sacra. Prudenza, mio signore. Quei ratti ci superano in numero. Questo lo vedo da me, idiota. Ma come agiamo ora? Suggerisco di accogliere le loro richieste. Non sopravviveremmo a uno scontro. Sei davvero tu, Leo Frit? Ti riprendi in fretta? Inizio a chiedermi se sotto tutta quell'armatura ci sia un uomo oppure un dio. Un uomo che appartiene a Dio, Ivar. Orgoglioso e risoluto. È il capoguerra di Burgred. Ha ucciso una dozzina dei nostri in un'imboscata lungo il fiume Trent. È stata l'ascia di Ivar a fermarlo. Una descrizione avvilente per un lancio così difficile e perfetto. Basta con queste ciance, pagani! Diteci cosa volete! Vogliamo la tua corona, Lord! Con o senza la tua testa sotto? Ammiro la tua ambizione, pagano! Ma ciò che chiedi è impossibile! Nessun danese ha mai occupato, né occuperà mai, il sacro trono di Mercia! I Ragnarsson sono l'ultimo dei tuoi problemi, Burgred. Il clan del Corvo ora è ai confini meridionali del tuo regno. Ah, ho sentito parlare del clan del Corvo.
Vedo il loro capo, Sigurd, tra voi. E tu sei Eivor. Hai aiutato i danesi del Grant Bridgeshire contro il povero Wickmund. Dunque scegli con grande attenzione le tue prossime parole, poiché noi quattro siamo capaci di cose formidabili. Mio re, posso suggerire un approccio più cauto, eh? Sono stanco di queste chiacchiere. Avete calpestato le nostre terre e i nostri monumenti, mentre noi vi abbiamo sfamati e riempiti d'argento. E nonostante tutto ciò, avete ancora il coraggio di assediare il mio regno. Ma ora basta. Moriremo difendendo ciò che è nostro, non importa a quale prezzo. Se vuoi la mia corona, Ubba Ragnarsson, dovrai strapparla dalle fredde mani del mio cadavere. Uomini, alle armi! Tornate al campo, radunate gli uomini! Ci prenderemo Tamward! Eivor, di alla capitana che stiamo per marciare. Ivar e io raduneremo gli uomini. Sei esperto di arieti da sfondamento? Li ho visti in azione. Ti voglio alla guida del... Forte e agile. Bene, ci sarò. Anche io. Basta spaccare crani. Tu che sei? Sono con i Ragnarsson. Dobbiamo darci da fare con l'ariete. Burgred vuole la guerra. E noi gliela daremo. Sei pronto a marciare ora? Andiamo. Questo regno sarà nostro. Che cosa ne facciamo di lui? C'è Orbert. Qualcosa non va. Eivor, io conosco quegli uomini. Ho cenato con loro. 10 giorni fa, Leofrit mi mostrava come brandire uno spadone. È un amico. L'amicizia muore, spesso trafitta da una lama. Non si può essere così cinici. Men che meno con Leofrit. Lui esegue solo gli ordini. Quando inizierà la marcia, trovati una tenda e restaci. Non sono un codardo. Non temo la guerra. Ma non voglio uccidere gli amici. Non c'è altra via. Combatti o nasconditi. Sta a te. Distruggete il portone! Terminate i soldati! Ma lasciatemi il re! Coraggio! Avanzate!
Ira di Odino! Aprirò il sogno! Thank you.
Finita, Burgred! Prendi tre uomini, cerca sul retro. Guardatevi intorno, cercate delle tracce. Io farò chiamare Ceolwulf. Un trono lo aspetta. Ah, è stata una bella rissa, non trovi? Ma mi sono accorto che ci manca un principino. Dov'è il figlio del nostro re? C'era anche Ceolbert. Forse non l'hai visto. Le tue bugie sono proprio come te, Eivor. Grandi e grosse. Leofrit sembra in contrasto col re, ma ligio al dovere. Un uomo leale. Registro di pagamenti, come un libro mastro. C'è un simbolo. Ivar, ho trovato una lettera. Qui c'è un simbolo. Cosa hanno trovato i tuoi? Niente. Tu? Questa. Riconosci quel simbolo? Il sigillo di Tona. Ha stretto accordi anche con Burgred, quella puttana. La mercenaria che ho visto berciare a Repton sta facendo il doppio gioco. Potrebbe avergli rivelato di tutto, anche segreti. Su di me, su Repton, sui nostri piani. Perché perdere tempo con queste buffonate? Fatti un'altra corona e mettitela sulla zucca. Ecco fatto, il nuovo re. Non è così che funziona. Non in mercia. Eri uno dei suoi Thane. Devi avere un'idea di dove possa essere. Burgred aveva dei rifugi segreti, ma non me ne parlava mai. Me ne teneva all'oscuro. E aveva le sue ragioni, direi.
Tona è l'unico aggancio. Troviamola e scopriamo cosa sa. Preferirei conficcarmi un'ascia in faccia che andare ad incontrarla. Almeno le farai un'impressione migliore. Abbiamo lo stesso padre, Eivor, ma sua madre era una scrofa. Vieni al campo di Tona quando avrai finito qui. Armati di pazienza. E di ascia! Eivor, una parola, se puoi. Va, ti raggiungerò. Io mi unirò ai fratelli, Eivor. Vediamoci da Tona. Mio figlio mi ha raccontato che Ivar insisteva per farlo combattere. E che tu sei intervenuto. Saresti in lutto per tuo figlio, altrimenti. Non è un guerriero. No, ma dovrà diventarlo, in un modo o nell'altro. Col tempo lo sarà. Ma per ora cerca di tenerlo lontano da Ivar. Non è certo un buon mentore. Salute, viandante! Vuoi sapere qualche segreto della zona? E ora parliamo del mio compenso. Molto bene. Ecco, mostrami la tua mappa. C'è un posto. Qui.
andrà a finire molto male. Tieni le tue... Sigurd, c'è un problema. Andremo solo noi due ad incontrare Tona, senza Ivar e Upa, per convincerla che non ci sia nessun altro. La verità è che sarebbe difficile impedire ad Ivar di spaccarle la testa. Nel viaggio non ha fatto altro che ripeterlo. Bene, andiamo? Torneremo presto. Una piccola fortuna a chi spedirà Tona a El. Ti prendo in parola. Da quanto ho sentito a Repton, i fratelli si erano accordati con Tona. Che è successo? È una mercenaria. Forniva a Uba uomini e informazioni. Ma il rapporto si è deteriorato con la sconfitta di Burgred. A quanto ho capito, Tona smania per due cose. Argento sonante e sesso sfrenato. Non che questi garantiscano la sua lealtà. Se è inaffidabile, come può esserci utile? Spetta a noi scoprirlo. Forse riusciremo a soddisfarla. E se fallissimo? Ivar ti ha detto di portare l'ascia. Ed eccoli, proprio come previsto. Se intuisci di piacerle, continua a parlare. È più il tuo tipo, credo. No, no, questa impresa è tua. Dai, su. Sigurd, che cosa ti porta a visitare il mio campo quest'oggi? Credo tu possa immaginarlo. Già. C'è odore di bruciato nell'aria. A ogni modo, se sei qui per parlarmi, immagino che Re Burgred sia ancora in fuga. E tu chi sei, passerotto? Dimmi, puoi posarti sul mio grembo? Non sono qui per questo. Dov'è Re Burgred? Ecco che cosa vorresti sapere. E cosa ti fa pensare che io abbia la risposta? Abbiamo trovato delle lettere, un registro. Voi due siete in affari. Non intendo negarlo. Il re paga bene per i miei servizi. Non posso dire lo stesso per quegli asini dei Ragnarsson. Ora stai trattando con me e voglio sapere ciò che sai. Cosa vuoi in cambio? Molto bene. Mi servirebbe un'altra mucca. Potresti offrirmela tu? Ecco il tuo argento. Sei ben fornito, non è vero? Che bravo! Sputa il rospo. Burgred mi ha pagato per tenere i nemici lontani da due zone. Lede Chester e il forte di Templebro. Per una bella somma. Se fossi in voi, cercherei là. Questo è ciò che so, né più né meno. Abbiamo finito. Lede Chester e il forte di Templebro. Conosci questi luoghi? Io no, ma i fratelli sì. Andrò a informarli. Tu non indugiare troppo. Dobbiamo andare a caccia di re. Sigurd ci ha detto tutto. Ben fatto. Lede Chester e il forte di Templebro. Ne sapete qualcosa? Lede Chester è una cittadina. E Templebro è un vecchio forte militare. Tutto qui. Chissà quale ha scelto Burgred. Li controlleremo entrambi, e in fretta. E cosa ne facciamo di Tona? Scommetto le mie palle sudate che sta scrivendo a Burgred, dandogli nostre notizie. Lasciate che me ne occupi io. Dobbiamo muoverci, Drenger. Io assalterò il forte di Templebro. E io ti seguirò, Sigurd. Dunque a me rimane Lede Chester, tutto solo come un fottuto cane.
Porta un amico, fratello. Se Eivor ti passerà il termine. Andate pure. Vi raggiungerò molto presto. La torcia, te l'ho detto, il tetto deve bruciare perché la razzia sembri reale. Sinin, guidami. Dicevi che l'avresti presa tu. Dai, idiota, devo sempre far tutto io. Guarda, ci ha pensato lo straniero. Vieni, novellino. Chi sei? Volevate il fuoco, e ora l'avete. Ma non mi sembrate adatti a mettere in atto il vostro piano, qualunque esso sia. Ci prende per stupidi, fratello! Noi, figli di Ragnar, abbiamo tutto sotto controllo! No, non è vero. I figli di Ragnar... li conosco, ma non avevo mai sentito parlare di stolto e più stolto. Che volete fare? Useremo quella casa per esercitarci in una razzia. L'abbiamo stipata di ricchezze per alzare la posta. Anche dei maestri razziatori come noi devono tenersi allenati. Fate presto, allora. Sì, per la gloria! Ti prego, seguici. Non voglio farlo senza che ci sia qualcuno. Questa razzia crescerà la nostra fama. I clan accorreranno implorandoci di unirci a loro. I nostri nomi riecheggeranno. Non temere, giovane novellino. Insieme so che faremo di te un grande guerriero. Ho l'impressione che non abbia molto da imparare. Avanti, fratello, seguiamo il piano. Abbatti la porta con la tua forza impetuosa. Stai dietro, novellino. Bene, potresti... Sto fremendo. Trema perfino la voce. Ci riesco. Ma che rabbollito! Fatti in là! Cosa non fa? Ehi! Non vuole aprirsi! Usa la chiave! Ah, sì! Dove l'ho messa? Beh, lascia di mappa! È dentro! Ti prego, straniero! Devi recuperarlo per me. Cerca di entrare. No. Dicevo. Thank you.
anche qui! Pensate! Le sacche nell'angolo! Merda! Sto bruciando! Merda! Deve essere la chiave della porta. Esci da lì! Oh, idioti, teste di legno! Non sono ferito, e voi siete molto fortunati. Furbi, vuoi dire? Devo aver preso l'ascia con me sapendo che questo babbeo l'avrebbe dimenticata. Ma non hai preso la chiave. Voi due siete utili come un martello di vetro. Me ne vado. Non curarti di tali malignità, fratello. Dobbiamo insistere. Se mi vedono, non saranno gentili.
Mostrami ciò che ci attende. Cosa vedi? Signor, appresti, salta. Giusto in tempo. Avremmo iniziato l'assalto senza di te. Cosa hai visto? Soldati in abbondanza, un via vai di carri. Quel viscido di Burgred è qui, ne sono certo. Le terme e quella chiesa, laggiù, vedi? Ho mandato un ricognitore a perlustrarle. Dovrebbe tornare a momenti. A Templebro hai visto Ubba e Sigurd? No. E se Burgred è qui, non dovrò andarci. Ci risparmieremmo un sacco di fatica se ammazzassimo i re e basta. Grazie a mio fratello, invece, ora dobbiamo incoronarli. C'è molta tensione fra di voi. Pensavo foste più simili. Tu e Sigurd andate d'accordo, non è vero? Spesso è così. Sei ancora giovane. Arriva alla mia età e vedrai. Più gli sarai vicino, più sentirai la sua puzza. Il tuo ricognitore non ritorna. O è morto o è fuggito. Dagli una possibilità. Non possiamo rischiare che ci vedano. O Burgred fuggirà di nuovo. Tu resta qui e aspetta. Andrò io. La chiesa è ben protetta. Troverò un'altra via.
E subito! Ferme senza Dio! Essere bloccata dall'altra parte. Hanno messo da parte parecchie scorte, casse di cibo e di scorte. Burgred vuole combattere fino alla fine. Queste devono essere le terme. Devo trovare un modo per entrare. Che idiozia! Dovremmo essere là fuori, cercare di strappare Tamwar dai danesi. Prima dobbiamo pensare alle provviste. Ordini di lei. Sei già un cadavere. C'è Ulbert. Sei forse impazzito? Temevo fossi uno di loro. Fa piano. Che cosa ci fai qui? Io... stavo cercando Burgred. Sei tu il ricognitore?
Speravo di poter trovare Burgred e di convincerlo ad arrendersi. Ma non è a Lady Chester. E come lo sai? Ho visto Leofrit con alcuni uomini. Ho origliato. Sembra che qui si limitino ad accumulare scorte. Ma ha detto una cosa interessante. Ha dato ordini di inviare altri uomini dalla moglie di Burgred, Lady Athelswit. È a Templebro. Lei saprà dove si nasconde Burgred. Hai sentito? Frastuono di battaglia. Ti porterò fuori di qui. Dove stai andando? Conosco la strada. Passeremo dal mercato. Di qua. Vinceremo! Inferno ti prenda! Non sopravvivrai! Ora ti ammazzo! Vicino. E ora che fa? Combatti! Forza! Sopravvivrai! Sei ferito? Parlami. No. Credo di no. Mio Dio. Non volevo che finisse così. Ti avrebbero ucciso, Ceolbert. Non avevi scelta. Ora non muoverti. Tornerò. Dov'è il tuo re, Sassone? Dimmi dov'è! Dio, padre, concedimi la salvezza! Come fa il loro dio a trovare il tempo per rispondere a tutte queste preghiere? Sei un incosciente, Ivar. Ceolbert poteva morire. Chi sono io per impedire a un ragazzo di farsi crescere un paio di palle? Non cercare scuse. E non sei divertente. No. Non è stato Ivar a mandarmi. L'ho deciso io. Sii prudente, ragazzo. Finché tuo padre non sarà re, sarai un nemico della Mercia, non un suo campione. Hai capito? Sì, ho capito. Bene. Ora torna a Repton, finché non saremo noi a chiamarti. Non resti un po', morso di lupo? Il re non c'è, ma abbiamo di che depredare. Lady Athelswit, la moglie di Burgred, è a Templebro. Cercherò di scoprire cosa sa.